charged with defending the Sol system from illegal artificial general intelligences, for short, AGI. These things are pretty nasty. One example of them is the ancient terraformers, and you know what they did. Well, lately it seems they're returning. This attack on the Sol system was the first of its kind in centuries. More might follow. What worries us most, however, is that apparently some unknown group from outside the Sol system is collaborating with the AGI. We must find out who, where, why, and how this is at all possible. The information you intercepted today gives us valuable clues, but we're still working on it. The ship you saw was apparently Argon. You've done exceptionally well, pilots. You have been given access to Mars orbit. As you know, Mars has a wide variety of ship upgrades available. Take a look. As you will be taking on more challenging duties, we have seen fit to give you an M5 scout ship to aid you. It is located at the Mars shipyard. Dock there and control will be turned over to you. Once your business in Mars is complete and you are ready for your next assignment, please contact me. Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovo episodio di X-Tretern Conflict. Ho fatto un po' di cose off camera nel frattempo e ho un piccolo... mi sono preso appunti per ricordarmi tutto quello che è successo meanwhile, ricapitolandolo. Allora, punto primo. Ho esplorato quattro settori sconosciuti vicino alla nube di Oort, che sono esattamente 1, 2, 3, 4. Non c'è granché all'interno, eh? Se volete vi faccio vedere, ma nulla di che. Avamposto minerario qui, qua stazione orbitale difensiva, avamposto minerario, niente, solo asteroidi, e qua base militare, fabbrica di testate materie antimaterie, impianto di rivestimento corazzato M-Alpha. Niente, davvero niente di interessante. E tra l'altro non hanno altri collegamenti, altri warp. Li ho esplorati abbastanza bene. Poi ho esplorato Giove 2 e Giove 3, che sono allo stesso modo collegati come Saturno 2 e Saturno 3. Non ho fatto niente di interessante. Qua fabbrica lanciabombe, fabbrica missili Spectre. Potete vedere insomma quello che c'è. E anche qua niente di particolare. Allora, sono arrivato qui alla stazione orbitale difensiva su sulla fascia di asteroidi e mi è arrivata adesso questa missione, diciamo, di andare su Marte, che perché effettivamente mi ero dimenticato, io molto stupidamente, che la missione che avevamo al momento ignorato diceva proprio di venire qua su fascia di asteroidi, e quindi mi è capitata all'improvviso e niente, quindi avete sentito all'inizio del video quello che ci ha detto. In pratica dice che di recarci, uno, che abbiamo accesso a Marte finalmente, quindi possiamo continuare e finire di esplorare il sistema solare e le zone terrestri. Due, che dobbiamo recarci su Marte perché ci regalano una nave. Sul serio, non abbiamo fatto un Kaiser, ma ci regalano una nave, che può essere un'ottima cosa. E tre, niente, poi di ricontattarlo in seguito. Magari non lo ricontatteremo per il discorso che dicevo l'altra volta, ma... attracca su Counter in Marte, sì. Ultima cosa... ho comprato nelle mie peregrinazioni l'estensione di abitabilità della stiva, che ci permette ora di accettare le missioni di trasporto, quindi possiamo fare da taxi ad altre persone con la nostra navicella. E questo è un po' tutto quello che è successo nel frattempo. Sembra poco, sembra tanto, io ci ho messo una vita e mezza a fare tutto quello che avete sentito adesso in 5 minuti. Nel frattempo ho anche stirato, di tutto e di più, mentre si spostava con la TS attivo, un sacco di cose. Qui su Asteroidi del Sole non ho molto esplorato, quindi andrò a farmi un girettino e poi andrò a cercare dove è Marte, perché tecnicamente non lo sappiamo neanche. Io so che nelle zone qua sopra, i pianeti al di sopra di Asteroidi del Sole
non ho altri warp, non ci sono altre zone di collegamento in questa zona qua. Quindi o asteroidi del Sole ha altri collegamenti che non ho notato fino ad adesso, che non ho mappato fino ad adesso, o non lo so se il cimitero degli eretici ci porta da qualche altra parte. Boh. La guida automatica ci punta verso un portale est che non abbiamo mai mappato da quanto vedo. E quindi probabilmente Marte sarà in quella direzione. Quindi prima opzione, quella che dicevo prima, asteroidi del Sole ci porta da altre zone. Ma prima di andare là, credo che mapperò un po' il sistema asteroidi del Sole, così siamo sicuri che tutta la zona al di sopra di asteroidi del Sole la conosciamo e non abbiamo poi necessità di tornarci in seguito. Ci vediamo più tardi. E così siamo arrivati su Marte. Togliamo l'autopilota. A occhio sembra che non ci sia. No, quello là dietro potrebbe essere. Là dietro sono delle altre. Cosa mi stavo perdendo? Là proprio al fianco del portale, nascosto arrivando. Cos'è? Stazione orbitale di rifornimento. Prima di andare ad attraccare dove ci hanno detto che troveremo una nave, andrei a vedere più che altro di mappare cosa c'è dietro. Noi ci vediamo quando attraccherò tra poco alla stazione, al cantiere su Marte. E mentre attracchiamo vi comunico che dietro c'erano tre altre stazioni, due di produzione di missili e una di produzione di armi laser. Quindi un settore molto militarizzato e adatto alla costruzione di navi. Vediamo un attimo cosa. Ecco. Gli è stata assegnata un Rapier, una nave di classe M5, attraccata in cantiere. Parla con il generale maggiore Raishi Hayama in Asteroidi del Sole. Ok. Ok, ottimo. La descrizione audio già ci dà delle informazioni, cioè che è molto veloce e agile. 20 unità, quindi è davvero piccolissimo. Ha solo uno scudo da 1 megajoule nello slot 1. Velocità massima 131, che non è neanche tanto, è leggermente più alta della nostra. Migliorabile però fino a 458, che è discreta. Accelerazione da 64 a 225, manovrabilità da 16 a 57, massimo scudo 5 da 1. No, infatti come scudi è davvero scarso. Stiva massima 100 unità, quindi è davvero pochissimo. E classe di trasporto small, quindi non ci sta niente. E come laser compatibili solo cannoni elettromagnetici al plasma. E come missili solo missili poltergeist. Quindi può essere utile davvero come scout, ma come poco altro. Vorrei solo provarla un attimo e vedere com'è questo Rapier. Certo che così alla minima velocità non è che sia particolarmente esaltante da provarlo, perché 131 non è il massimo che può dare, può arrivare fino a 458 che sarebbe un bel discorso. Ci viene dato tra l'altro senza armi, né missili né cannoni. Però come manovrabilità è molto bello, mi piace come si manovra. Potremmo magari valutare di venderlo effettivamente, perché ora come ora in early game non ci serve molto un M5. Perché davvero è uno scout, non serve a combattere, non serve a commerciare, e ora come ora di uno scout ce ne facciamo poco nulla. Voglio più che altro valutare quanto me lo potrebbero pagare. Quante mila crediti può valere. E se posso prenderci qualcosa in cambio. Magari già direttamente qua al cantiere. Vendi navi tuo Rapier, 24.000 crediti. Potrebbe essere.
Però in realtà 24.000 crediti non sono niente, non so se convenga vendere, non me ne farò niente effettivamente in seguito. Nel prossimo seguito non me ne farò nulla. Quasi quasi però darei delle impostazioni alla nave, mia proprietà Rapier, di andare a attraccare a... Direi di farlo attraccare a Omicron Lyrie, al cantiere federale Argon, sì. In modo da ricordarci poi dove lo troviamo. Facciamo che salvare nel frattempo, ok. E poi possiamo andare a approfittarne per esplorare i restanti sistemi terrestri, sempre se ci sono aperti, perché allora noi qua abbiamo scoperto un warp che va verso la direzione di Venere e quindi andrei a sperimentare dove ci può portare. Ci porterà, beh, Venere, ok. L'unica cosa è che non sono sicuro che Venere ci sia consentito di arrivare. Perché, come avete sentito, ci hanno autorizzato ad andare a Marte. Non so se possiamo procedere oltre nell'esplorazione del sistema terrestre, nella zona, diciamo, di controllo terrestre, perché dopo tutto siamo degli Argon e ci sono un pochettino delle tensioni. Vediamo, male che vada, ci cacciano o ci fanno esplodere. Non per niente ho salvato, perché se per caso volessero disintegrarci, almeno abbiamo un salvataggio recente. 3, 2, 1. Cosa sta dicendo, Pilot? Ma mi ha detto qualcosa? Mi stava dicendo qualcosa, voglio capire se era un avviso di andarmene o cosa. Mi diranno nuovamente vattene, spero. Se non sono desiderato. Ok, una stazione orbitale difensiva. Phantom Missile Fabrication Facility. You have failed to comply with our instruction to leave our sectors. We are authorized. Oddio, sì, diceva di andare, di abbandonare il settore. Oddio, 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 ci fanno esplodere, ci fanno esplodere. Vai via, vai via, vai via. Però anche la signorina che ci parlava sta entrando su Venere. Spero che non ce l'abbiano con noi adesso. Ok, comunque su Venere non ci fanno andare. Non siamo autorizzati ad andare oltre. Abbiamo visto due cose, ma non ci è consentito vedere di più. No, no, no. Quella cosa la fa sempre parte della stazione. Queste sono le altre tre stazioni che ho scoperto mentre prima di atterrare là. Quindi io direi che per ora possiamo saltare la missione principale. Tanto non c'è nessun limite, disabilita la guida e andrei più che altro a esplorare gli altri settori. Ora, asteroidi del Sole l'abbiamo esplorato, andrei un attimo sul cimitero degli eretici, andrei ad attraccare qua, ma noi ci vediamo direttamente là quando avrò esplorato un pochettino di più. Nel frattempo, mentre stavo girando, ho trovato una missioncina di nuovo di restituire una nave abbandonata e con un pochettino di tempo ed impegno, perché avevo lo scafo molto rovinato. Ci siamo comunque fatti altri 3.109 crediti e adesso andiamo a vendere un po' di energia. Ottimo, abbiamo trovato una bella missione che tra l'altro è la prima che ci permette di utilizzare il sistema di abitabilità della stiva senza avere necessariamente un trasporto passeggeri. Dobbiamo semplicemente caricare 6 persone qui nel settore del cimitero degli eretici e portarle ad Omicron Library, che tra l'altro è lo posto dove tendenzialmente volevo andare, visto che qui sul cimitero degli eretici non ho trovato altri warp o altre questioni interessanti, a parte questa missione.
Bel lavoro pilota, hai trasportato con successo tutto il personale militare, sei stato pagato 6.141 crediti, ok, tutta la vita, sì. Vediamo un attimo, no, status pilota volevo fare, più che altro per vedere quanto denaro abbiamo, 21.000 crediti, iniziamo ad avere un pochettino di soldi effettivamente, ma vorrei spenderli. Non hanno il triplex scanner qua però, eh. Però hanno lo scanner minerario. Costa tantissimo lo scanner minerario, no? Terremo i soldi da parte per quando troveremo un triplex scanner. Quindi io direi che per questo episodio può essere tutto. Noi ci vediamo per il prossimo. E vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Io vi auguro una buona giornata e ciao a tutti!